Beppe Martinelli, e chiudiamo con questo quinto posto, quindi il Tour de France. Sì, è un quinto posto sicuramente sofferto, ma qualcosa abbiamo fatto, perché abbiamo vinto una tappa e credo fosse la più bella, dove abbiamo staccato tutti gli avversari più forti e abbiamo preso la maglia due giorni. Sono stati due giorni bellissimi, dove abbiamo portato tutti a pensare che vincevamo il Tour. E poi sono venute tutte le critiche dell'ultima settimana, però l'ultima settimana Fabio non stava bene. E poi vabbè, dopo abbiamo sbagliato tutto noi e va bene, non c'è problema. Comunque un quinto posto che per me è molto gratificante. Ironia, no? Abbiamo sbagliato tutto noi. Sì, ironia, perché non sentite di cotte e di crude, perché io sono in Francia, credo di non aver mai parlato tanto così in televisione in vita mia e credo di aver sbagliato sicuramente molto a parlare. Però io credo che molte persone dovrebbero venire al Tour a vedere la competizione che c'è e un po' guardare anche un po' dentro le squadre, perché Uran è arrivato secondo, non ha mai avuto un compagno di squadra vicino, eppure è arrivato secondo al Tour de France. Molto chiaro. Martinelli, ti aspettavi questa vittoria di Froome così? Una vittoria sicuramente, la squadra più forte, il corridore sicuramente più forte, ma l'ha vinta Crono, perché sulle montagne ha sempre pagato qualcosina sugli avversari. Però non credevo mai che la vittoria potesse venire con tutte le salite che c'erano per delle crono, invece le cronometri fanno sempre la differenza. Grazie Martinelli, a voi la linea. Grazie, grazie. Non capiamo il riferimento di Beppe Martinelli per quanto riguarda le polemiche fanno parte di questo mestiere. Noi commentiamo le corse, si leggiamo i giornali e non soltanto la stampa italiana, la stampa internazionale. La realtà è che per andare al Tour de France bisogna avere una squadra forte. Su questo non è colpa di nessuno, però, tutto quello che hanno vissuto, beh, Davide, esatto. Però se si vuole andare al Tour de France bisogna avere una squadra forte. Questa però è una realtà. Sai, per la Astana è stato un problema perché vabbè, la disgrazia di Michele Scarponi, poi l'incidente di Kangert, le cadute di Cataldo, no, ma questo non segni, di Fuslan. Questo non pregiudica. A parte che anche questo Aru non è in discussione, Aru, assolutamente. E la Astana, l'unico momento in cui si è stata criticata è stata la tappa dell'Isoar. Lutsenko, che ha fatto un movimento di corsa che non era da fare. Poi io sono stato qua solo l'ultima settimana, siamo stati i primi a dire che sono stati molto sfortunati per le cadute di Fuglsang e Cataldo, che erano due pedine fondamentali, sarebbero state con Fabio. I compagni hanno fatto il possibile, ma Aru non è mai stato criticato. È stato criticato l'atteggiamento di Lutsenko dell'altro giorno, che sarebbe potuto rimanere. Ma anche quando ha perso la maglia gialla, perché anche se Lutsenko, soprattutto l'altro giorno, poteva rimanere e far perdere quei 20-30 secondi in meno rispetto ad Aru, invece di stare da solo per 50 km da solo a morire tra in quella posizione il Vars, comunque, come diceva che anche non serve ieri, a niente, come diceva però io anche penso ieri che qua Gianni nessuno Bugno ha mai criticato la Astana, anzi l'abbiamo difesi perché hanno avuto tanta sfortuna. Aru è stato un grande, almeno per mio parere, ma penso tutti ci ha fatto divertire, ha vinto una tappa a maglia gialla, quindi io penso che nessuno abbia mai parlato male di Fabio Aru. Ha svelato la Astana in due occasioni e il resto sono stati sfortunati. Quindi penso, no, ma io credo quello che diceva Davide Cani. Martinelli non siano proprio. Quelle. Martinelli ha fatto le sue dichiarazioni, noi facciamo la nostra trasmissione, certo. E continuiamo a fare giornalisti, perché questo è il nostro mestiere, quindi di conseguenza raccontiamo i fatti. La realtà è quella oggettiva, Davide. Tu dicevi, no, parliamo di Kwiatkowski, è vero che la Sky è inarrivabile, nel senso che non avendo dimostrato comunque nulla dal punto di vista della forza in montagna che lo caratterizzava, non so, mi viene in mente la differenza al Mont Ventoux proprio con Quintana due anni fa, oppure la tappa vinta a cronometro, la tappa di Sciorgio, cioè ne ha dati Froome di segnali in questi anni al Tour. L'anno scorso in discesa ha mostrato che forse in salita non era così forte, quest'anno in salita abbiamo visto Stefano 18 metri, giusto? Quindi la squadra fa la differenza, fermo restando. Assolutamente sì, ed è anche per questo motivo che secondo me il prossimo Tour sarebbe molto più bello senza un chilometro a cronometro. Tu pensa un prologo di 7-8 km al massimo, perché alla fine senza le cronometro vai a premiare il corridore più forte anche se non la squadra, perché è dura andare contro una squadra così.